C'era una volta una sfida che appassionava migliaia di sportivi. C'era una volta una sfida che ha riservato gesta davvero epiche. C'era una volta una sfida all'ombra della quale è nata quella generazione di fenomeni che è stata capace di trasformare l'Ital Volley dalla Cenerentola alla principessa della pallavolo internazionale. C'era una volta Panini Maxicono e questa sera Panini Maxicono dopo 20 anni ritorna ad entusiasmarci nel corso di un remake, una macchina del tempo che cercheremo di raccontarvi non come una partita di pallavolo appunto, ma bensì come una macchina di emozioni, perché oggi, come allora, come accadeva 20 anni fa, sulle tribune del Pala Panini ci sono oltre 4.000 persone, come se si trattasse davvero di una finale scudetto, una di quelle che mette in palio un reale triangolino tricolore, uno di quelli che si sono giocati i due giocatori tra gli altri che vedete inquadrato già sui vostri teleschermi, Andrea Giani e Franco Bertoli. Un Andrea Giani che si trova nell'imbarazzante situazione di essere un po' la bandiera dell'una e dell'altra squadra. Assieme a Bertoli e a Giani in questo momento anche l'assessore allo sport della provincia Stefano Vaccari e il sindaco Pighi, perché il primo atto di questa serata sarà il via al countdown che ci porterà al 2010, quando questo stesso impianto ospiterà una fase dei campionati del mondo di pallavolo che si disputeranno in Italia. Anche Grani, presidente della Trenkwalder, assieme ai protagonisti di questa sorta di atto ufficiale che cuce un po' quello che è il passato, il presente e il futuro della pallavolo per un evento davvero simpatico. È difficile anche raccontarvi gli stati d'animo, gli abbracci di tante persone che da un pezzo non si vedevano, gli applausi che il pubblico modenese ha tributato a un centinaio di tifosi parmensi che non hanno voluto mancare a questo appuntamento, mentre sta per essere appunto scoperto l'orologio che darà il via a questo conto alla rovescia. Il conto alla rovescia, che lo ribadiamo, ci porterà ai campionati del mondo. Questo è un vecchio striscione che da tempo non vedevamo più al Pala Panini, mentre ora c'è il saluto per questo, il saluto dell'assessore allo sport del comune Antonino Marino per questa atto ufficiale, diciamo così, che dà il via a quello che sarà uno dei più grandi eventi sportivi del 2010. Vorrei a questo proposito chiamare in causa anche Stefano Michelini. Innanzitutto buonasera, è il primo atto di questa serata, una serata che è una grande festa, lo sarà, una grande festa anche quella che, di cui sarà protagonista Modena nel 2010, ma io credo che le emozioni che vivremo questa sera forse nel 2010 non riusciremo a respirarle qui al Pala Panini, però sono due grandi momenti, due grandi eventi. Modena è la culla della pallavolo, lo dimostrerà stasera, lo dimostrerà anche fra un paio d'anni. E ci dispiace che Parma abbia dovuto abdicare a questo ruolo che aveva nella pallavolo, perché erano davvero partite che avevano un sapore diverso. Non abbiamo nessuna paura nel definire gli scontri di ora, per quanto siano combattuti, per quanto siano sentiti un po' scontri di plastica, non so se mi passi il termine, Stefano. Anche partite come Modena e Treviso, che pur hanno sollevato particolari entusiasmi, non hanno mai avuto quel contenuto di emozioni, quasi di pathos, che invece si portavano dietro alle sfide tra Panini e Maxicono. Assolutamente sì, oggi non che la pallavolo non sia altrettanto bella come lo era 20 anni fa, ma il clima che si respirava in quelle finali qua dentro e anche a Parma, ma in particolare qua dentro, per chi come noi l'ha vissuta in particolare qui al Pala Panini, oggi davvero non c'è più. E intanto c'è l'applauso di Antonio Panini, il figlio di Giuseppe, colui che ha voluto fortissimamente questa iniziativa, lo vedete accanto al presidente della FIPAF Carlo Magri, che era all'epoca presidente della Maxicono. Ma cerchiamo di sentire Antonio Panini. E
E allora vi giuro che personalmente ho la pelle d'oca nel sentire risuonare alla pala Panini, 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 e credo che questa sia un po' il l'inno, possiamo definirlo così, almeno per noi modenesi, di questa partita. Ecco intanto l'orologio, mancano 610 giorni ai mondiali, una fase dei mondiali che si disputeranno anche qui. Vedete Gianni e Bertoli che hanno dato il via a questa sorta di countdown. L'immagine con il presidente della FIBAB che è alle spalle di questo tabellone testimonia un po' questa sorta di passaggio di consegne ventennale tra la sfida Panini Maxicono e i campionati del mondo che si disputeranno il prossimo anno. Ma adesso sta per prendervi, signore e signori, la Panini, sì, possiamo dirlo senza timore di sbagliarci oggi, la Panini. Sulle note della canzone che accoglieva allora l'ingresso in campo dei giallo-blu. E andiamo a scoprire allora Guido Betti col numero 16, col numero 17, un appesantito Ugolotti. E poi Pierpaolo Bevilacqua. Raimondo Della Volpe che allora possiamo dire facevi il libero, anche se non eri istituzionalizzato il ruolo. Bellini, che gioca ancora ovviamente. Merlo, applausi anche lui. E signori, eccolo, uno dei tanti protagonisti, Esteban De Palma. Qualche capello in meno, aveva un ciuffo ribelle un po' più pronunciato. E poi Andrea Ghiretti, lo sfortunato Andrea Ghiretti che ha dovuto abbandonare per problemi fisici. Doug Martì, con gli occhi, con il numero 2. C'è anche Fefè De Giorgi. Ed ecco l'applausometro che inizia a salire di tono perché c'è Esteban Martinez che fa il suo ingresso in campo. Lorenzo Bernardi, e finalmente pubblico tutto in piedi, ci voleva la maglia della Panini per riconciliare Lollo Bernardi col pubblico modenese. Tanti applausi per Bernardi. Fabio Mullo, e anche per lui, signori, gli applausi si sprecano. Fabio Mullo, signori. E vediamo un po'. A chi tocca ora entrare in campo, ma abbiamo il sospetto che si tratti di un giocatore che aveva una capigliatura ordinatissima. Lo vediamo affacciarsi dal tunnel con la solita cresta, e forse avete già capito di che stiamo parlando, ma anche allora non voleva mai uscire dagli spogliatoi e riservava a tutti i scherzi, diciamo così, dell'ultimo momento. Stiamo parlando di Andrea Lucchetta. Lo vedete inquadrato, pescato dalla nostra regia, che pare essere intenzionato ad entrare in ginocchio. Andrea Lucchetta, aiutato dal professor Montorsi, eccolo. Andrea Lucchetta che poi si alza e saluta a suo modo, non poteva essere altrimenti in pubblico, il solito grande istrionico Andrea Lucchetta a battere i 5, tutti i suoi